Buongiorno a tutti amici, ben ritrovati e a tutti voi, amici e amiche appassionati come me ehm, di cartomanzia e arti divinatorie. Allora, che cosa facciamo nel video di oggi? Allora, anche oggi, come già eh, sta accadendo mh, in questo canale, ci andiamo ad occupare di mh, sibille. In questo caso ci occupiamo di un mazzo di sibille, anche questo che mi accompagna da svariati anni, e andiamo un attimino a, ehm, a vedere a scoprire di cosa si tratta. Allora, innanzitutto, questo è un mazzo di carte di sibille, composto da 30 eh, da 32 lame, ok. Anche questo qui è un mazzo che io ho da, eh, diciamo, eh, da, diverso, da diverso tempo e che eh, anche questo fa parte di quella serie di mazzi di carte che io mh, andavo, diciamo così, a, eh, ad acquistare in supplemento a, eh, cioè, diciamo, a questa rivista di cartomanzia che ehm, si chiama astra si chiamava si chiama presumo che sia ancora ancora in commercio ecco diciamo che io mh, mh, 30 anni fa quasi circa eh, mi sono avvicinata a questo mondo e mi ci sono avvicinata a piccoli passi quindi ho cominciato diciamo così a scoprire mh, le lame divinatorie Proprio attraverso questo giornale eh, che amavo, che mi piaceva particolarmente e che eh, ogni tanto usciva con eh, un mazzo di tarot. O di Sibille in, in allegato. È chiaro che queste sono carte che difficilmente, non lo so. Io adesso si possono, si possono trovare ancora in commercio. Non ne ho la più pallida idea perché, come vi ripeto, io le acquistai assieme alla rivista diversi diversi anni fa. Ma non perdiamoci eh, ulteriormente in chiacchiere e andiamo a scoprire subito questo nuovo mazzo di Sibille e cominciamo subito con la prima lama che raffigura uomo eh, altolocato eccolo qui andiamo avanti con la seconda carta donna altolocata poi abbiamo l'affiatamento la carta eh, dell'affiatamento ok poi abbiamo eh, il, eh, la carta del eh, matrimonio. Andiamo avanti con eh, l'uomo eh, buono. Poi abbiamo la donna buona. Okay. Poi abbiamo il, la carta della buona notizia. Come vedete il dorso di, di queste sibille è marchiato, ovviamente astra ed è di questo bel rosa, rosa confetto, che adesso mh, vedo che non rende moltissimo eh, nella telecamera, ma è proprio un rosa, un bel rosa confetto, un rosa acceso e la lama. È, diciamo, ha questa, questa cornice che riprende la stessa tonalità di rosa del, del retro. Qui abbiamo la carta che rappresenta la, ehm, la falsità, andiamo avanti con la carta del cambiamento, sempre molto, molto benvenuta, generalmente, questa, questa lama, questa carta. Abbiamo poi la carta del viaggio e abbiamo la carta della vincita, eccola qui. Poi abbiamo, scusate, la carta uh, della giovane ereditiera. Poi abbiamo l'uomo eh, ricco e generoso. Poi abbiamo la cattiva notizia, la carta numero 14, abbiamo affettuosa amicizia, sono molto carine eh? anche queste, queste carte qui mh, a livello estetico, insomma, si, si presentano, si presentano eh, molto molto bene. Ecco, con, con una cornice non, non troppo invadente questa è la carta del regalo raffigurata con questa mh, questa bella eh, questa bella bambina abbiamo la novità in arrivo <ride> raffigurata con la cicogna ok poi abbiamo la conclusione La casa, salotto, militare. Anche queste, diciamo, sono alcune sono particolarmente, particolarmente rovinate, come in questo caso. Anche queste devo dire, nei primi periodi in cui le, le acquistai, le ho, le ho usate, insomma, le ho usate parecchio, adesso sono tutte. Eh, sono tutte diciamo, carte che, che, che ho messo un pochettino da parte, ma mh, non per questo diciamo, si, eh, si rivelano meno, meno valide. Insomma, ecco sono, sono carte che possono anche queste andare molto bene, un po' come tutte, ecco, le sibille mh, per chi si approccia, eh, diciamo così, a questo, a questo mondo eh, per la prima volta. Ecco. Diciamo che un po' tutte le sibille io eh, le reputo essere, essere adatte ad un principiante, que con questo non voglio sminuire. Le sibille e dire che sono carte, che chiunque può leggere, assolutamente no. Ripeto, come ho già detto altre volte, mh, anche le sibille possono essere molto complesse da leggere e richiedono uno studio approfondito. Ecco, questo mh, sia, sia ben chiaro. Però, diciamo che rispetto, rispetto ai tarocchi, come primo impatto, proprio a chi si avvicina a questo mondo mh, risultano essere un pochino meno complesse allora qui abbiamo la carta vedete del giudice abbiamo quasi quasi terminato breve malattia che è la penultima carta come dice vi dicevo questo è un mazzo composto da 32 carte ok breve eh, breve malattia e poi abbiamo, abbiamo l'ultima carta, eh, eccola qui, che è la carta numero 32, la carta dello sconforto. Ecco, voglio mh, farvi mh, cercare di avvicinarmi sperando che eh, la macchina eh, mantenga la messa, la messa a fuoco. Come vedete, le illustrazioni sono comunque anche in questo caso molto, molto belle. A parer mio, molto piacevole. Tra l'altro, questa cornice mh, con questo colore rosa molto delicato mh, è poco impattante e non è, non è molto fastidiosa. Diciamo soprattutto per me, che non amo molto le carte con delle, con delle grosse, grosse diciamo così, eh, cornici. Ecco qui, anche per oggi eh, abbiamo terminato, vi ho presentato un altro mazzo di sibille, eh, delle mie sibille che mh, mi accompagna da tanti, tanti e tanti anni. Come sempre spero che questo video vi sia eh, piaciuto, che sia stato di vostro gradimento. Se così fosse la, lascia, e se vi va lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale se vi interessano questi argomenti, se vi piace quello che faccio e non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!